Cosa manca alla nuova generazione che avevate voi e cosa alla nuova generazione che la vostra non aveva? Allora, la nuova generazione gli è stato dato tanto benessere, anche se non c'era la possibilità, almeno io e i miei figli ho cercato, non ho fatto mai una vacanza, non ho fatto mai una gita, non ho fatto mai niente, ho conosciuto solo terra e carcinacci per farmi questo buchetto di cassa. Per fare che cosa? Per cercare di dare a loro, io sono maschia e una femmina, per cercare di dare a loro quello che io non ho potuto avere, capito? Anche se io sono stata sempre sacrificata perché non potevo più di quello. Allora, noi una volta non ci avevamo niente e ci avevamo tutto, tutto nel senso che ci avevamo la pace, ci avevamo l'allegria, ci si contentava di niente. Capito? Ci si contentava di niente. Io non c'avevo acqua in casa, io non c'avevo termosifoni, io non c'avevo la luce, perché la sera c'avevo la scintillina a carburo, che voi manco sapete come è fatta. Non c'avevamo niente. Io andavo a prendere l'acqua dove c'era la fontana, con la conca in testa, e la portavo a casa. Quanto distava da casa sua? Distava più di 1 chilometro, capito? E con quella io ci dovevo, non ci avevamo bagno dentro casa, con quella io ci dovevo vestire, ci dovevo cucinare. E i panni andavo a lavare la fontana, dove ci stavamo magari la mattina ci si doveva alzare presto, perché se no trovavi l'acqua sporca, perché lì ci stava magari al fontanile 8-10 donne a lavare i panni. Allora, chi si poteva alzare prima, che si alzava presto, andava, trovava l'acqua pulita e lavava. E chi dormiva, poi quando arrivava là, trovava l'acqua sporca e doveva lavare. Invece oggi, la gioventù di oggi, c'ha tutto, ma non apprezza niente, non c'è niente. Perché non c'è più pace, non c'è più tranquillità, c'è solo delinquenza, c'è solo cattiveria, c'è tutto questo. Una volta invece ci si riuniva i vicini, l'estate, sotto una pianta, davanti alla porta di casa, si parlava, non c'era televisione, non c'era niente. Capito? Si parlava, si andava a dirsi qualcosa. Oggi ce l'hai a 10 metri i vicini e a volte nemmeno buongiorno ci si dice, capito? A volte nemmeno buongiorno. Se chiedi dove abita tizio, no, ma non lo so. Vedo? Ecco quello che hanno oggi la gioventù di oggi, la seconda generazione, la terza generazione. Non c'è altro. Anche che c'ha tutto, non c'è niente. Perché quello che hanno non lo sanno apprezzare, perché magari gli è venuto così. Allora, io, il mio vero nome è Crocifissa, però mi conoscono tutti come Anna, perché io ero gemella quando sono nata, la mia gemella è nata morta e mamma l'aveva chiamata Anna, a me mi aveva chiamato Crocifissa perché Arpino, al paese, il 10 luglio, il patrono del paese era il Santissimo Crocifisso e mamma mi ha messo nome Crocifisso.